Sono partito per un'avventura, con uno zaino in spalla e qualche amico. Al mio ritorno ho scoperto che tutti abbiamo un paio di occhi, ma spesso non sappiamo utilizzarli per guardare ciò che ci circonda. Ho riscoperto una terra, la Basilicata. Cristo si è fermato a Eboli? E se sì, è mai ripartito? Il 31 luglio siamo partiti da Grassano, destinazione Maratea, dove la nostra avventura a piedi ha avuto inizio. Eravamo 33 sconosciuti, 33 come gli anni di Cristo, e siamo diventati qualcosa di più che semplici amici di un cammino. Mi chiamo Carmela. Quanti anni ha? Ce ne ho 80. Ah, 80. E viene qui a tenere il gregge? Ecco, guarda quante ne abbiamo. Scegli quella che ti piace. Sono tutte due cammelli, tre cammelli. Oggi siamo armoniosi. Non credevo che la Basilicata avesse così tanto da offrire. Paesaggi mozzafiato, persone accoglienti, luoghi incantati, terre fertili, frutti maturi, fiori e sorrisi. Ho incontrato i lucani, ho parlato con gli anziani, ascoltato i ragazzi e riconosciuto la voglia di un popolo che vuole riscattarsi e che vuole valorizzare il proprio patrimonio e rendere la propria terra un luogo migliore per affrontare le sfide del futuro. Ui, che poi dobbiamo ingrassare. Sì, perché quel palazzo locale, quello è uno vile. We'll be right back.
cambia la posizione geografica, ma non l'accoglienza, sempre degna di nota. A metà del nostro viaggio non si accusa per niente la stanchezza. L'armonia e la gioia avvolgono questo fantastico gruppo di sconosciuti, provenienti da tutta l'Italia, che è diventato ormai una squadra affiatata con la voglia di scoprire e conoscere. Aliano e la Val d'Agri ci riservano non poche difficoltà. Il caldo e le dure salite mettono a dura prova i ragazzi, ma più la salita è dura e più il panorama è stupendo. Abbiamo semplicemente voluto riprendere e portare a termine il messaggio che Papa Leo ha lanciato, e cioè visitare la Basilicata da costa a costa. Arte e cultura possono rappresentare un'occasione per ricordare al mondo intero che la nostra regione ha molto da raccontare. Perché la Basilicata è una regione tutta da scoprire, terra di paesaggi da film, dove le tradizioni popolari regnano incontrastate. In Basilicata, anche solo ammirare un tramonto regala emozioni.